Allora, buonasera a tutti, sono l'avvocato Cerchiara. Spero che qualcuno mi conosca perché praticamente noi stiamo facendo insieme a altri amici tutta una serie di azioni di carattere giuridico che sono orientate nel senso di denunciare quello che è il comportamento degli organi della Comunità Europea, i quali praticamente pongono in essere tutta una serie di atti che sono a favore delle istituzioni finanziarie, che sono a favore delle banche, che sono a favore dei poteri forti e che non sono mai a favore dei cittadini degli stati membri della Comunità Europea. Contro quello che fanno credere essere gli statuti dell'Unione Europea, oltretutto. Sì, perché ci sono delle norme che praticamente orientano la Comunità Europea secondo il suo comportamento, norme che però vengono non applicate, oppure vengono modificate in maniera tale che gli organi della Comunità Europea possano perseguire degli obiettivi che sono, ripeto, a favore dei poteri forti e mai a favore dei cittadini degli Stati membri. In particolare, Come quello. dimostrano le gravissime e veramente terrificanti situazioni italiane, oltretutto. Sì, quella è una questione in particolare. Noi in particolare abbiamo fatto un atto. E questo riguarda le questioni italiane, che però sono sempre collegate a quelle comunitarie, contro il prelievo forzoso, e cioè la Comunità Europea ha emanato una direttiva in forza delle quali ha cambiato la politica quando le banche sono in crisi. E mentre prima praticamente si faceva ricorso a rapporti esterni forniti dallo Stato, il cosiddetto bailout, adesso c'è un nuovo sistema che scarica sugli azionisti, i creditori e quindi sui cittadini le crisi bancarie, il cosiddetto buy-in. Ecco, noi in questo atto abbiamo praticamente denunciato, abbiamo rilevato dal punto di vista giuridico le violazioni, dapprima l'incostituzionalità e poi le altre violazioni, non solo di natura nazionale, ma anche violazioni di norme comunitarie e di principi comunitari Ma questa è prelievo. una, diciamolo bene, è una Un rapina furto ai danni dei permesso cittadini. dallo Stato. No, È una permesso rapina. dalla Comunità Europea, Sì, ma porco la quale Dio, non prende mai io provvedimenti a tengo, favore dei scusa un cittadini. minuto, io tengo i soldi in un caveau a casa mia. Viene un delinquente e me li porta via. È o non è una rapina? Sì. Allora io tengo i soldi invece in banca e il titolare della banca, il proprietario della banca, me li porta via. Non è la stessa cosa? Sì, in realtà noi poi nell'atto, oltre a denunciare, diciamo pure che cosa bisognerebbe fare. Bisognerebbe che fosse, quando c'è la crisi di una banca, fossero come le norme della Comunità Europea in generale, anche se sono un po' sottintese lì, ma di tutti gli stati membri prevedono, cioè rispondono i responsabili, fanno sotto processo i responsabili. E questo bisogna fare, no È che ci quello deve. come hanno fatto Non adesso, che ci devi proprio rimettere il oggi, cittadino. hanno fatto vedere le multe che hanno dato ai dirigenti e ai comproprietari di Banca Etruria, che sono multe che sono Ma è irrisorie chiaro. rispetto ai soldi che si sono fregati. Sì, perché poi hanno creato non solo i soldi che possono aver preso, diciamo possono, No, io perché dico che se li sono fregati, però vabbè, mi niente. venissero a dire che non è vero, Ecco. ma venisse a casa mia Sì. il papà della baldracca. Vabbè, adesso non Il papà esageriamo. della baldracca, che ho detto io? Non Che ho detto? esageriamo perché rimaniamo sempre nell'ambito, Ma tutto quale nell'ambito ambito? I delinquenti vanno trattati dell'educazione da e del delinquenti. rispetto delle persone e dei principi No, giuridici il che delinquente riguardano la materia. va Il punito, delinquente, ma deve essere gogna, accertato. gogna e Deve frustato. essere, no, quello è il Medioevo. Deve Il essere accertato Medioevo con una sentenza era una passata in società giudicato. civilissima. Perché lo prevede la nostra Costituzione. Però queste norme devono essere applicate e la Comunità Europea non le applica. Non le applica. Non vengono, diciamo, messi sotto processo come è successo nell'Irlanda, perché l'Irlanda ha fatto questo, che si trovava in una crisi finanziaria, economica, bancaria, eccetera, eccetera. Questo deve essere fatto, deve cambiare tutto il sistema economico in forza del quale le banche devono fallire. Poi le banche che non. Poi deve essere fatta la distinzione secondo la legge Glass-Steagall, che distingue le banche d'affari da banche di interesse, così. Questo è l'elemento Non ci fondamentale, sono. inutile, se ne parla da decenni e nessuno lo applica, evidentemente hanno i loro interessi a non Certamente. applicarla. Quindi è sufficiente fare tutta una serie di provvedimenti
provvedimenti, adottare tutta una serie di provvedimenti, tutti questi problemi a danno dei cittadini che praticamente si sono sacrificati una vita per poter mettere da parte i soldi, non si verifica. Questa istanza viene rivolta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Noi, siccome è un'istanza, ci rimettiamo alla Presidenza del Consiglio affinché ci dia una risposta, perché noi non è che solleviamo una causa, ci darà una risposta. Probabilmente non sarà quello che noi vogliamo, però noi siamo sicuri di sommuovere, come tante volte abbiamo fatto, il mondo, non solo il mondo giuridico, ma il mondo sociale, tramite tutta una serie di azioni. E questa è un'azione nella quale noi rileviamo le violazioni comunitarie e delle norme comunitarie e delle norme nazionali che gli organi della Comunità Europea e il nostro governo hanno posto in essere nel mettere in moto questo prelievo forzoso. Quindi noi siamo a disposizione per qualsiasi domanda che ci possa essere fatta. Siamo a disposizione anche praticamente, non so se possiamo dare l'email dell'associazione. Ma il problema non è questo, perché viene pubblicato sistematicamente su Accademia della Libertà e Alba Mediterranea, e chi ci vede, chi è interessato, può farci vivo con noi, quindi non è un problema quello lì. Bene, è l'ultima cosa che ci preoccupa. Qualunque domanda che possa essere fatta, qualunque questione che possa o dubbio che possa sorgere, io sono l'avvocato Cerchiara, io sono a disposizione. Allora, anzi, fai vedere una cosa, fai vedere il libro, perché vale la pena far vedere, perché è un'indicazione. Sì, questo questo libro qui, La rivolta del correntista, sì, costa tra l'altro pochissimo. Adesso lo voglio far vedere, eccolo qua, costa 6,90 euro. Noi ne consigliamo la lettura, perché questo libro, le edizioni sono quelle notissime che voi vedete qui, eccolo qui, eccolo, Chiare Lettere, il prezzo è 6,90, perché è giusto che i cittadini sappiano che quei pochi cittadini che si ribellano a questo infame potere ce l'hanno anche vinta, riescono a vincere, capito? Ecco, proprio in relazione a questo, siccome questo è un'esperienza di una persona, però io l'ho sperimentata anche in una causa di un mio cliente, che quando la banca non presenta i documenti che giustificano praticamente la sua richiesta di credito, i giudici danno ragione a colui che praticamente è al correntista. Allora, questo principio qua, io volevo dire questo, mi raccomando cittadini, non date retta alla voce e praticamente ai rumors, a quello che normalmente si dice, che le cause costano tanto, che gli avvocati sono praticamente se ne approfittano, che i giudici non sono capaci, che il sistema giustizia non funziona, perché tutto questo sarà anche vero, ma l'unico mezzo per il cittadino, e questo non lo dico a mio favore, ma lo dico proprio per amore della verità, l'unico mezzo che ha il cittadino per poter contrastare certe situazioni bancarie o economiche, per esempio c'è la questione di Equitalia, eccetera, eccetera, è di fare causa. Se tante persone non avessero rischiato di fare causa, oggi non avremmo quella giurisprudenza a favore dei cittadini, sia in materia bancaria, sia in materia finanziaria, sia in materia di crediti verso lo Stato, Equitalia, eccetera, eccetera. Proprio perché i giudici ci sono venuti incontro. Poi magari ci sono delle correnti che non sono positive, d'accordo, però è l'unico mezzo, e tanto è vero che è l'unico mezzo che purtroppo i governi di qualsiasi colore in questi ultimi anni, in questi ultimi 10 anni, non hanno fatto altro che aumentare la spesa che il cittadino deve sopportare se vuole fare una causa. Prima era una somma accettabile che tutti potevano
Ma se il cittadino è convinto di aver ragione, dopo essersi consultato da un avvocato che conosce il mestiere, se è convinto di aver ragione, la causa la deve fare perché ci guadagnerà sempre. Ma oggi come costa rappresenta la nostra tanto. Comune esperienza. Sì, però costa talmente tanto fare una causa, in maggior ragione quelle amministrative, cioè quelle cause contro la pubblica amministrazione, che il cittadino c'è tanto e dice no, io mi costa talmente tanto che scardina la mia condizione normale dell'esistenza, perché quando tu devi versare una cifra così elevata per fare una causa, solo per fare una causa, senza dare il contributo all'avvocato o l'anticipo all'avvocato, il cittadino certe volte alza bandiera bianca. E allora che cosa fai? Induci il cittadino ad alzare bandiera bianca tu? No, io non dico questo. E allora? Io non dico questo, però dico che i provvedimenti normativi hanno condotto i cittadini spesso a non fare causa. Benissimo. E fanno parte della complicità che c'è. Fanno parte, che questo è proprio un sistema. Soprattutto in materia amministrativa. Voi capite che ci sono certe cause il cui contributo unificato da 4.000 euro. Ma quale azienda può spendere 8 milioni delle vecchie lire per fare una causa? Solo di spesa. Quindi vedete che è un mezzo. Denegare giustizia o concedere da solo ai ricchi, che serve praticamente proprio ai provvedimenti, a chi gestisce il potere, i provvedimenti governativi di questi ultimi 10 anni dimostrano proprio questo, per impedire che ci sia giustizia. Purtroppo questa è la verità. Quindi in ogni caso, il mio invito è, soprattutto in un'epoca in cui con l'avvocato, adesso, mentre prima l'avvocato poteva applicare delle norme che sono le tariffe, erano quelle, adesso invece il rapporto tra l'avvocato e il cliente viene stabilito sulla base di un accordo, quindi la persona si può accordare con l'avvocato e quindi spendere anche di meno, però l'importante è che mette in moto queste cause, se ha ragione naturalmente. Qui stiamo parlando di situazioni nelle quali uno ha subito un'ingiustizia, è evidente, quindi non credere a tutta questa campagna che i governi non fanno altro che mettere in moto, e dovrebbero piantarla, e dicendo no, non bisogna fare causa, perché chi fa causa è un liticone, chi fa causa grava sul Beh, bilancio dello Stato. Certamente che lo dicono, no. Sul allora, bilancio dello Stato. Poi la Corte di Giustizia ci condanna ogni anno perché le cause durano tanto, quindi tu che vuoi fare causa sei uno che grava sul bilancio. Infatti questo lo dicono. Sei una persona che è un peso con la collettività. Sì. Invece no. È esattamente, il contrario. Perché chi fa una causa demanda all'istituzione Stato e ai suoi organi, i giudici, il sistema giudiziario, la soluzione del proprio problema. E in questa maniera aiuta che i conflitti sociali non si intestardiscono, non diventino più cruenti, non diventino rivoluzioni. Quindi è un benefattore della società chi fa causa. Esattamente. Invece viene visto come un colpevole, additabile all'opinione pubblica, come se fosse uno che cerca di approfittarsene rispetto allo Stato. Allora, senti, chi deteneva il potere prima della rivoluzione francese vedeva i rivoluzionari come dei diavoli, come quant'altro, vorrei vedere che fosse il contrario. La Chiesa, la classe dominante della Chiesa, la casta sacerdotale ha sempre bruciato vivo quello che gli contestava la dottrina sulla base della quale la Chiesa esercitava il suo potere. Io ricordo, non sono un esperto di storia, sì, vabbè, ma te lo dico io. Vitali. Te lo dico io. Allora, in io questo volevo libro, salutare tutti gli amici. Sì, aspetta, tutti gli aspetta. In questo libro, di cui consiglio vivamente la lettura, si illustra tra l'altro quello che ha fatto l'autore in relazione ad una questione che aveva con una banca. Lui ha chiesto, la banca gli chiedeva dei soldi, lui ha chiesto tutta la documentazione, no, del conto corrente, la banca non gliel'ha mandato. Allora telefona, chiede, manda raccomandata. E i giudici si sono espressi in suo favore. Perché è così. Esatto, no, aspetta, non solo. Ma lui che cosa ha fatto? Ha fatto un decreto ingiuntivo contro
contro, vabbè, sì, contro potuto, la banca. Ha potuto sollevare un procedimento particolare che in genere è la banca che esatto, promuove. Quindi per dire, lui ha invertito, quindi, sì, non solo. Però adesso non diciamo finire, troppo tecniche. E devo dire, no, lo dobbiamo dire ai nostri amici, che devono capire come stanno le cose. Allora lui si è recato a un certo punto scocciato che malgrado il decreto ingiuntivo la banca non gli avesse mandato tutta la contabilità, non solo, alla fine la banca si è decisa, però gli ha chiesto i soldi, la stessa cosa, se tu ti ricordi, è capitato anche a noi, per cui noi ce ne siamo guardati bene a dargli i soldi alla banca che aveva chiesto i soldi per portarci tutta la cerchiamo documentazione. Cerchiamo di fare un discorso di carattere generale, no, sennò diventa un fatto sì, tecnico alla di questa fine, causa qui. Alla fine bisogna, si è lo recato, fai fare a me. No, no, non te lo faccio finire. Allora, alla fine si è recato in banca, dopo che aveva preso l'appuntamento col direttore della banca il giorno prima. Quando lui si è recato il direttore non c'era, non si era fatto trovare, lui ha chiamato i carabinieri però. Forte del fatto che dal giudice aveva avuto il decreto ingiuntivo, ha chiamato i carabinieri e allora la banca ha dovuto cedere. Questo per dire che si può fare moltissimo contro le banche e non bisogna essere lì come pecore aspettando di essere scannati. Questo è quanto. No, volevo salutare tutti gli amici ricordandovi queste due cose di cui abbiamo parlato, l'atto con cui si contesta sia dal punto di vista normativo comunitario che normativo nazionale il prelievo forzoso che è stato fatto a danno dei cittadini nelle crisi bancarie, il cosiddetto bail-in per tutte quelle banche, Etruria e altre. Bail-in, se lo schiaffassero in culo, parlassero italiano, sta merdaccia di gente. Sì, però le parolacce non si dicono. No, le parolacce fanno bene. Detto questo, poi volevo salutare e ricordare quel principio. Azionare, se possibile, che mi rendo conto che ci sono anche problemi della vita personale. No, no, non lo azionassero. Cosa? Ma scusa, ma vogliamo parlare di fatti concreti? Allora, te arriva un conto di una banca che ti chiede, che ne so, 10.000 euro, no? Siccome tu non hai soldi per obiettare, sì, ma avendo la probabilità di averla vinta, ti scoraggia a fare la causa. Il sistema allora, ti scoraggia. Stiamo parlando di cose importanti. Allora, ti arriva una banca che ti chiede 10.000 euro. Tu sai perfettamente che la richiesta è illegittima. Siccome però non hai soldi per fare la causa, paghi 10.000 euro, laddove potresti vincerla, allora sei un imbecille, meriti di pagare. Io capisco il cittadino che, colpito in queste situazioni, senza avere le cognizioni di carattere giuridico, si deve rivolgere all'avvocato. Sì. A un avvocato che non sia ovviamente legato alla banca, ovviamente. No, li devi conoscere prima. Che poi comprenda questa materia, certo. Va bene, io volevo salutare tutti gli amici. Allora, anch'io li saluto e ne abbiamo aperto un'altra finestra su un argomento importantissimo. Cari amici, se voi leggete i libri che sono usciti, e non sono pochi, in relazione a queste cose, e cioè, si vede perfettamente che chi la dura la vince. Posso dare un'ultima comunicazione? Come no? Sul mio telefono, su... Dai, da quello che vuoi. Qualunque persona mi può chiamare ai miei telefoni, che sono quelli dello studio e quelli personali, cioè avvocato Maurizio Cerchiara, via Unione Sovietica 8, cioè il quartiere, io sono, abito vicino al Tribunale Amministrativo Regionale, quindi è il quartiere Flaminio di Roma. No, chiamiamolo meglio, questo che quartiere è? Beh, è il Villaggio Olimpico. È il allora vabbè, dillo. Per questione di micentini. Beh, vabbè. Comunque, vabbè, per dire Flaminio, per dire una zona più ampia. E i numeri sono questi, chiunque vuole mi può chiamare, anche per semplice consiglio, io sono a disposizione. I numeri sono... Anche perché tu sei l'avvocato di Asso Consumatori. Sì. Oltre che di Infoquadri. Sì. I numeri sono questi, 333-8784-312, ripeto, 333-8784-312. 84312 oppure al numero dello studio 06 32 65 05 92. Ripeto 06 32 6 32 65 05 92. E poi anche l'email mia do, che è la seguente: maurizio.cerchiara@libero.it. Ripeto, Maurizio, è abbastanza facile. Maurizio.cerchiara@libero.it. Grazie, buonasera a tutti.